C'è una domanda che viene a tutti, quelli che sono credenti, e si può porre in questo modo. Di fronte a quello che è la grazia di Dio e quello che è la nostra capacità, cioè le nostre opere, cos'è che prevale o cos'è che dobbiamo fare? Che vuol dire? Se Dio ci dà il pane del cielo, dobbiamo aspettare che ci dia Lui tutto o dobbiamo lavorare perché altrimenti non arriva? Però la promessa e anche il segno del Cristo è: io sono il pane di vita, dacci oggi il nostro pane, e provvede anche con dei miracoli a far capire sono io che do il pane, quello materiale e quello spirituale, che è quello vero, perché è quello che rimane per le cose che rimangono. Così pure la stessa domanda noi ce la possiamo fare dicendo: ma come si fa a diventare santi, siccome questo è un comandamento del Signore? Siate santo come io sono santo, siate perfetti come io sono perfetto. È un comando, ma come si fa? È la nostra buona volontà che compie le opere, oppure è la grazia di Dio che ci rende santi? Però se noi non ci comportiamo bene, è nostra responsabilità il fatto che non c'è un cammino. Se dunque sa tutto in me, fino a che punto devo camminare o fino a che punto c'è la grazia di Dio? O ce n'è veramente bisogno? Nel senso che ci sono i comandamenti, li seguiamo. Maestro buono, cosa devo fare per essere perfetto? Chiede il giovane ricco. Vendi quello che hai, perché era quello che lo legava, e seguimi, che vuol dire la perfezione sta nel guardare in me. Quello che io faccio, fallo anche tu. Hai l'esempio davanti. Il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo e via di questo passo. Quindi quello che Gesù invita a fare è fare qualcosa sul suo esempio. Il suo esempio è tutto quello che lui fa, come lui vive. San Paolo nella lettera dice che abbiamo l'esempio in Cristo, cioè nella sua vita, come lui vive. E questo è il modello che noi abbiamo. Ma ancora rimane la domanda: se lui è il modello e io lo conosco, basta che mi dia da fare ed ecco che io divento santo. In realtà questo è solo il primo passo, nel senso che la sequela di Cristo vuol dire seguire lui passo a passo, cercando di imitare quello che lui fa. I primi apostoli e anche quel giovane ricco aveva la possibilità di questa chiamata dal vivo. Gesù era un uomo che camminava sulla terra e era una generazione che poteva seguirlo fisicamente. Maestro, dove abiti? Venite e vedrete, no? Dice a Giovanni e Andrea, che lasciano Giovanni il Battista per seguire Gesù perché era stato indicato come l'agnello: venite dietro a me, state con me. Ma noi come facciamo? Questo livello di conoscenza del come si cammina, poiché il cammino, la via è Gesù stesso, quindi bisogna camminare con Lui come Lui, non l'abbiamo dal vivo, ma l'abbiamo nelle scritture. Scritture che spesso non conosciamo perché non leggiamo bene. Il Vangelo è tutto quello che è il contesto di tutto il Nuovo Testamento in connessione con l'Antico Testamento. È difficile, si sa. Però noi abbiamo, come in genere davanti ai nostri occhi, alcuni paradigmi dei comandamenti, come i regolamenti che sono scritti su un codice. Seguiamo quelli, li abbiamo in testa, ma non facciamo l'identificazione fra i comandamenti e Gesù che dice: io sono la via, cioè sono io la legge, e allora se voi state con me e fate quello che io vi comando, allora sarete perfetti. Maestro, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, no? I comandamenti, per diventare santi? E questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che il Padre ha mandato. Questo credere in Gesù vuol dire credere nella sua parola, fare quello che lui fa e essere quindi uniti a lui. Il livello dunque primo, quello materiale, è lasciare il peccato, seguire Gesù imitando quello che lui fa esattamente nei dettagli, come è scritto nel Vangelo, non facendo dei tagli a
al nostro uso e consumo, ma come ha fatto lui, e trovando ragione di vita nelle nostre esperienze quotidiane in cose che lui ha fatto e che diventa modello e significato per quello che noi viviamo oggi. Ma si diventa santi imitando Gesù. Allora, quando si inizia questo cammino che bisogna fare, ci accorgiamo che abbiamo l'ideale davanti, che è Gesù stesso, la via, il cammino, e che noi facciamo fatica a starci dietro. Vogliamo seguirlo, ma il suo passo è diverso. Si ferma, si raccoglie, ma capiamo che non ce la facciamo senza di lui. E qui, con grande umiltà, parte il livello necessario, che è secondo, che è quello dell'essere perfezionati, di una perfezione che noi non ci possiamo dare, che si chiama santità. La santità noi non ce la diamo, non la raggiungiamo facendo le opere buone. Maestro, cosa devo fare per essere perfetto? Ma la facciamo con qualcosa che in più ci dà il Signore, quando noi finalmente ci accorgiamo che i nostri buoni sforzi, la nostra buona volontà, tutto quello che facciamo con tutto lo zelo possibile è insufficiente a toglierci dallo stato di peccato. Che vuol dire? Posso riuscire a non fare peccati gravi, e questa è già una grazia, con la mia volontà che coopera, ma sento sempre dentro di me uno stato di peccato. Io mi sento sempre peccatore e sento che da un momento all'altro posso cadere, e a volte cado prima ancora di accorgermi, ne accorgo dopo. Questa inclinazione al male me la porto sempre dentro. Come faccio io a cambiare me stesso? Non posso. E lì allora scatta la richiesta a Gesù di quello che è lo spirito di santità, di santificazione, che avviene attraverso i sacramenti, ma avviene con questa mia cooperazione. È come il regno, no? Il regno, lo Spirito Santo. Sono cose piccolissime che si schiudono e diventano grandi quando io imparo a cooperare. Allora, devo lavorare o è Dio che mi dà il pane gratis e non devo più andare a lavorare? Sono vere tutte e due le cose. Tutto è predisposto da Dio perché io con il mio sforzo raggiunga quello che Lui predispone. Se Lui non lo predispone, il mio sforzo non lo raggiungerà mai. Se io non mi sforzo, non ho quel merito sufficiente per ottenere la sua grazia, perché deve vedere il mio cuore polarizzato su di Lui. Il mondo, anche dei credenti, normalmente opera e lavora indipendentemente da Dio. Tutto dipende da noi. Chiediamo aiuto quando non ce la facciamo, ma abbiamo sempre un senso, come dire, di pienezza di noi stessi, finché le forze, la fortuna aiutano. Ma in realtà non è così. È lo stesso discorso della santità. Posso fare delle buone opere, ma quali sono le opere del Padre? Qual è la cosa perfetta che mi serve per entrare nel Regno dei Cieli? Che tipo di lavoro devo fare oltre il sostentamento? Sono quelle opere che rimangono per sempre nel mondo dello Spirito, quello che noi chiamiamo il Regno dei Cieli, e che hanno valore perché è il Padre che le chiede e vuole che noi le facciamo, e ci mette davanti tutti i mezzi, ma vuole che noi li chiediamo, vuole che noi lavoriamo con la grazia e il nostro sforzo e la sua guida che coopera con noi. Noi diventiamo corresponsabili della santità che viene donata dall'alto, ma che noi dobbiamo indossare. Un'altra immagine molto bella per capire questo è l'immagine dell'abito. C'è l'abito sacerdotale, l'abito prima di tutto battesimale, no? E quelli consacrati, eccetera. Ma il più importante è quello battesimale. È la veste candida di chi ha lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello. La veste e la sopravveste è quello di cui i progenitori nel giardino terrestre si resero conto di essere privi, che è la grazia, è quella sovrannatura di santità che viene da Dio, che viene sopra, messa sopra la nostra natura umana. Che è come dire, da una parte c'è la nostra corporeità, la nostra fisicità, il nostro sforzo, il nostro lavoro, il nostro voler essere buoni, il nostro voler seguire Gesù, il nostro faticare per noi, per gli altri, però sempre in vista del Regno. Ma se sopra non c'è la sopravveste della santità, rimaniamo sempre coi piedi per terra e non arriviamo di là. La santità allora è una veste, un habitus che viene messo sopra di noi e che comincia a cooperare con una forza propria,
ma perché noi l'abbiamo ricevuto e abbiamo cooperato con Dio, ha una forza proprio che trasforma ciò che noi siamo da peccatori in virtuosi, da esseri che cadono a esseri che sanno stare in piedi. Allora il principiante che riesce a riconoscere di essere capace, inizialmente dice, da un po' di tempo riesco a non peccare più. Quella frase che si dice molto brutta da una parte, bella dall'altra. Ci stiamo lavorando. Tu stai lavorando, ma in realtà è la grazia che sta lavorando in te. Tu stai cooperando col lavoro di Dio. Ma colui che non è più principiante, non dice di essere la causa della propria santità. Dice, ho ricevuto una forza che non mi aspettavo. E ora sono capace di essere libero interiormente, perché abitato da Cristo, da Dio, sento una forza che mi sta sopra e che rende nulle tutte quelle che sono le forze del male e del peccato che sono nel mio corpo, nella mia carne. Faccio le cose, mi sforzo, fatico, ma vanno sempre meglio di quello che potrei prevedere. Perché? Perché sto lavorando per il regno di Dio e tutto il resto viene in sovrappiù. Quando si prosegue nel cammino della grazia, cioè della perfezione cristiana, questo scambio dell'azione di Dio in noi e del nostro sforzo, capiamo che è invertito, cioè tutto viene da Dio. Quando si arriva a un certo punto si riconosce che non c'è nessuna azione, nessun accadimento che non sia predisposto da Dio per il nostro bene e tutto proviene da Lui. E il nostro sforzo, il nostro cooperare con Dio alla fine è veramente poca cosa rispetto alla grandiosità di tutto quello che Dio ha fatto per noi, prepara per noi, predispone, che adesso non vediamo ma che poi vedremo. È un occhio diverso, perché con questo abito di grazia, per usare un'espressione di San Paolo, noi pensiamo con la mente di Cristo, noi viviamo in Cristo perché Cristo vive in noi, non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. E qui è la fusione perfetta fra l'abito della grazia che noi mettiamo sopra e la nostra natura umana che si è ormai consumata ed è diventato un tutt'uno con la grazia. Questa è la santità, viene da Dio, non da noi. Sia lodato Gesù Cristo.